La cosmologia è lo studio dei componenti, della struttura, dell'origine e l'evoluzione di tutto l'universo. L'idea di poter fare cosmologia è che dalle osservazioni dell'universo, avendo un modello costruito sulla fisica come la sperimentiamo qui sulla Terra, possiamo trovare una spiegazione a tutto quello che vediamo lì fuori. E quindi in questo senso ci aiuta a capire l'universo. Prima di tutto, quando si osserva fuori l'universo, guardare lontano nello spazio è equivalente a guardare indietro nel tempo. E quindi più lontano guardiamo, più studiamo il passato del nostro universo e quindi possiamo vedere in diretto la sua evoluzione. E dopodiché, con un modello, il modello dipende da un certo numero di parametri, questi parametri hanno un'interpretazione fisica e confrontando questo modello con le osservazioni si trovano i valori dei parametri che descrivono meglio le osservazioni e quei parametri ci spiegano qualcosa dal punto di vista fisico. E quindi abbiamo osservato le galassie, abbiamo osservato indirettamente la distribuzione di materia oscura, abbiamo osservato l'evoluzione dell'espansione dell'universo, sappiamo che l'espansione è accelerata e siamo arrivati a vedere fino alla primissima luce dell'universo, che è il fondo cosmico di microonde, che al giorno d'oggi si vede nelle onde radio. Tutto quello che noi vediamo, la materia che noi conosciamo, come siamo fatti noi, come è fatto tutto quello che è attorno a noi, come sono fatte le stelle, tutto quel che luce e quel che conosciamo che non luce, è solo il 5% della composizione dell'universo. Un altro 25% è materia, però non si comporta come la materia che conosciamo, ma un altro 70% non è nemmeno materia, si chiama energia oscura. Fa accelerare l'espansione dell'universo e tanto più di così non sappiamo. E quindi queste ci lascia più domande aperte che risposte e l'idea nei prossimi anni è cercare di capire cos'è la materia oscura, cos'è l'energia oscura e soprattutto se il modello è corretto o se quello che stiamo vedendo sono in realtà delle crepe in questo modello che sembra perfetto, ma in realtà bisogna aggiustarlo. Se le mie mani fossero fatte di materia oscura, non potrei applaudire perché passerebbero fra l'una e l'altra. Allora, si sentirebbero la gravità, ma sappiamo che la gravità è una forza abbastanza debole, quella che è una forza abbastanza forte a piccole scale è l'elettromagnetismo. Le mani non si passano una fra l'altra per elettromagnetismo. Se fossero materia oscura, non potrei fare così. Però, se avessi una pallina di materia oscura, la facessi cadere, cadrebbe comunque per terra, corrisponderebbe alla gravità. L'energia oscura è una cosa ancora più complessa, nel senso che compare solamente a grandi scale, fa sì che l'espansione dell'universo sia accelerata. Allora, quel che io dico ai miei studenti alle volte è: io prendo un orsetto di peluche, se è fatto di materia e lo lancio, eventualmente tornerà giù. Però che succede? Che a questo orsetto di peluche io lo lancio e quando abbiamo provato a fare l'esperimento e che gli è successo? Ha cominciato ad accelerare, ma non ha mica un motore attaccato sulla coda. E questa sorpresa la chiamiamo energia oscura. Più di quello, poco sappiamo. Oggi abbiamo un nuovo strumento per osservare l'universo, che sono le onde gravitazionali. Possiamo vedere quello che prima era invisibile. Oggi sappiamo, conosciamo meglio i buchi neri e le stelle di neutroni. Sappiamo ad esempio che convivono in sistemi binari, che si fondono in buchi neri più massicci. Sappiamo qual è la loro distribuzione, sappiamo quali sono le loro masse. Sappiamo ad esempio che nella fusione di due stelle di neutroni si formano gli elementi più pesanti del ferro, che era un grande mistero per gli scienziati. Le onde gravitazionali ci hanno già detto che potremmo utilizzarle in futuro per studiare ad esempio l'espansione dell'universo, perché ci permettono di calcolare la distanza, quindi sulla base dell'ampiezza di queste onde noi siamo in grado di calcolare da che distanza viene l'onda, confrontata con la distanza elettromagnetica, questo ci dà un modo per studiare l'espansione dell'universo. Ci aspettiamo le onde gravitazionali anche come dall'origine, quindi dal Big Bang. In questo caso gli strumenti attuali faranno difficoltà a vedere queste onde, ci sono strumenti a frequenze più basse che nel futuro ci permetteranno di vedere le onde gravitazionali primordiali.
Uno scienziato oggi, prima di tutto, secondo me bisogna sottolineare che non lavora più da solo, ma in generale sono tanti scienziati che lavorano insieme. Quindi queste grandi scoperte sono il risultato della diversità di tanti scienziati che si mettono insieme con esperienze anche diverse. Quindi nel caso delle onde gravitazionali, l'astronomia delle onde gravitazionali è un'astronomia che ha visto insieme fisici delle onde gravitazionali, astronomi, teorici, sperimentali, quindi tanti scienziati che si mettono insieme fanno grandi scoperte. Uno scienziato, secondo me, deve essere in grado non solo di fare grandi scoperte, ma anche di saperle comunicare e di far capire a tutti quanto è bella la scienza e quanto è entusiasmante fare questo lavoro. Sicuramente le scienziate oggi hanno più spazio nella scienza, ma ne devono avere ancora di più. Se guardiamo le percentuali, il numero di donne è ancora basso e deve aumentare e ovviamente secondo me il modo di fare la scienza ha realmente bisogno della diversità e quindi anche del modo in cui una donna può fare ricerca, che può essere lo stesso di un uomo diverso, ma è comunque un arricchimento del modo di fare scienza.